Vai video. Un saluto agli amici di Elettri TV da un fauno. Secondo me la musica deve essere come uno sbaglio, cioè le canzoni devono essere come uno sbaglio incorniciato, qualcosa fatto di nascosto, messo in bella vista. Come un segreto svelato, come quando c'è un segreto per tanto tempo e poi invece ci fai una canzone e lo dici a tutti. Questo qua per me sono le mie canzoni e le canzoni che mi piace ascoltare, delle confessioni. Quindi c'è, cioè, nel senso la prospettiva qual è, insomma, per il futuro? Adesso, come prossimi progetti, uscirà un altro singolo molto diverso dai precedenti, che è My Little Firefly, e già dal titolo si capisce perché è il primo titolo in inglese, e anticiperà l'uscita dell'album subito dopo l'estate. È un album altamente imprevedibile, quindi in cui ogni pezzo comunica per vie secondarie con gli altri. Sono generi molto diversi, anche quasi loro stessi in crisi di identità, con dei pezzi che sono con le strofe in italiano e i ritornelli in inglese, E un poi conflitto lo di racconteremo interessi. meglio, lo sveliamo tutto, che lo racconteremo meglio magari sul battello quando sarà lì. Ci rivedremo e navigheremo. Parlando di questo nuovo E album. invece ritornando alle canzoni, quelle che hai suonato al Casale Elettrico, se vuoi ritornare sulla seconda canzone che hai fatto. Sì. Lei non sa chi sono io. È un pezzo tosto. È un pezzo a cui tengo molto. Un pezzo che sogno di suonare a Marina di Pisa per vedere le facce dei diretti interessati e le voci. Quindi, se c'è qualcuno in ascolto di Marina di Pisa, firmiamo una serata e fermiamo una serata lì, perché devo sapere. Io devo sapere e la gente di Marina di Pisa deve sapere la verità sul loro posto, sulla loro città. Ecco, questo spiegaci un po', se ci vuoi, svelare qualcosa. Beh, a Marina di Pisa sono successe cose che dal protagonista della canzone vengono e non vengono dette. Diciamo, sono molto più importanti le cose che non vengono dette in quella canzone piuttosto che quelle che vengono dette. C'è un uomo chiaramente ferito che parla di questa città che è Marina di Pisa in maniera palesemente da uomo sconfitto. Parli da uomo ferito come teorema. E quindi è la canzone degli sconfitti, è la canzone degli sconfitti a Marina di Pisa, dei caduti a Marina di Pisa, D'amore, tra l'altro. un monumento ai caduti a Marina di Pisa, numero un caduto. D'amore. Un caduto d'amore, Quindi è un messaggio puro.
autobiografico, insomma. È una storia ipotetica di un'ipotetica persona che ipoteticamente è rimasto scottato in una ipotetica città che abbiamo chiamato così, con un nome di fantasia che è Marina di Pisa, che in realtà non esiste, è tutta un'invenzione, è tutta una mente astuta di un regista. Ma questa persona non è mai esistita, che è stata mollata lì a Marina di Pisa da una ragazza l'estate di 6 anni fa. È tutta fantasia. Quindi ci resta solo di ascoltare questa canzone, perché Resta soltanto. è stimolata la curiosità di tutti. Resta ad ascoltarla. Allora, adesso la andiamo a suonare al Casale in una versione dolcissima e acustica. Facciamo un saluto qua con Dito te perché io non mi sento. Allora, vi salutiamo con le immagini fantastiche del Geo Engeo Elettri TV. Vediamo se riusciamo a. Ah, ecco le papere, e vedi qua sotto? Queste qua. Abbiamo pure trovato 3 esemplari di papera. Dal lago di Nazzano, Dal lago di Nazzano. la riserva Nazzano Tevere Parma, che è una delle prime riserve istituite dalla Regione Lazio. Grazie alla Regione Lazio, grazie a questi 3 esseri scientificamente detti papera. Io sono un fauno e grazie a Elettri TV per avermi portato in questo posto fighissimo sulla Valle del Tevere e vi saluto. Ciao.